Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Ho sentito molti di voi parlare bene dei semi Lidl. Rapporto qualità-prezzo ottimo, un buon tasso di germinazione e mi sono incuriosito, sono andato a fare un po' di spesa. C'è da dire che le confezioni sono piccoline, rispetto a quelle normali, potrebbero essere, che ne so, lasciate perdere la qualità, ma ad esempio questa della Hortus, questa è da 5 grammi e questa è da 3,5 grammi. Comunque non è quello il discorso. È anche vero che queste costano 50-60 centesimi e questi arrivi a 1 euro circa, 90 centesimi, dipende da quello che si trova in offerta. Comincio questo test con la prova di germinazione delle carote. Ne ho prese tre confezioni, vanno seminate da marzo a giugno, secondo loro all'esterno giustamente, ma io preferisco tenerle qui in serra, in vasi molto grandi che adesso vi mostro, molto profondi. Il mio terreno nell'orto non permette la coltivazione delle carote, a meno che non debba trasformarlo con della sabbia per renderlo un pochino più leggero. Non l'ho fatta questa operazione, dovrei scavare molto. Ho dei vasi molto grandi, comincio in serra, poi più avanti li sposto fuori. Quindi poi ho preso dei meloni, però un po' presto. Ho preso poi delle melanzane, ma per me è presto, questo è un periodo di germinazione di circa 20 giorni, non sono pronto. Io queste le metto giù nell'orto a fine maggio. Abbiamo messo dei peperoni, ecco, questi potrei cominciare già a metterli insieme alle carote. Questi non li avevo mai provati, sono i cetriolini. Questi vanno messi ad aprile. Le zucchine per me, stesso discorso delle melanzane, per me è presto, e queste vanno messe a maggio. Quindi li porto avanti con peperoni e carote. Non userò il semenzaio riscaldato che dovreste aver visto in uno dei video scorsi. Userò soltanto dei vasi qui all'interno della serra, dove in questo istante, siamo al 24 di febbraio, abbiamo 18 gradi, che non è male. Ho preparato questo vaso dove per errore avevo messo gli spinaci a novembre, ovviamente ho fallito miseramente, era un esperimento, volevo vedere dove arrivavo e li ho tolti. Sopra il terreno che ho smosso ho messo il terriccio da semina, l'ho livellato, sotto è umido, sopra è asciutto. Non è possibile lavorare così. Dai, Subirba, dai. Mamma mia, oh. Guarda, ecco, mi ha già fatto i solchi dove mettere le carote. Ora si muoverà la telecamera. Portate pazienza, ma è così. Allora, qui metterò soltanto carote. Le metto a spaglio. Vediamo quante ce ne sono dentro. E come sono confezionate. Ce ne sono proprio tante. Non so se vedete. Un vaso così l'ho fatto con mezzo sacchettino. Ora ricopro il tutto con un velo di terra. Stesso terriccio da semina. La confezione dice di coprire con 5 mm di terra, ma adesso ovviamente cerchiamo di andare un po' a occhio, ma l'importante è che non si vedano più i semi, insomma. Perfetto, mettiamo il nostro segnapiantine, carote, Lidl, oggi è il 24 febbraio, e poi una chicca. Vi faccio vedere il mio sistema di irrigazione che ho fatto questa mattina. Semplice bidone d'acqua, dovrebbero essere 30-40 litri, onestamente non lo so. Siccome amiamo gli animali, qui abbiamo già una cimice che si sta portando avanti col lavoro, aspetta i pomodori, dopo la tolgo. Pompetta dell'acquario è un 1200 litri ora, quindi proprio piccola piccola, ce l'avevo in casa, non l'ho acquistata. Sistema automatico d'accensione, una semplice spina, ma ciò che conta è che abbiamo l'acqua, che per essere in serra, vi dico la verità, è un lusso non da sottovalutare. Ecco qua. L'ho finito. A posto. Vado avanti con i peperoni. Questo è il vaso che dedicherò ai peperoni.
dico la verità, non penso che germinino velocemente o del tutto, perché qui sì, va bene che con le belle giornate tra febbraio e marzo, qua dentro magari arriviamo a 20 gradi, occorrono dai 20 ai 25 gradi continui per farli germinare. Tanto è vero che io l'ho fatto germinare in casa, quelli che ho in serra riscaldata. Comunque è un esperimento che voglio fare e spero nel bel tempo e spero che la notte non scenda troppo la temperatura. Stavo guardando se mi riporta la qualità F1, ma non lo dice, però sicuramente sono F1. Visto che l'esperimento lo faccio così dalla confezione, non li ho messi in camomilla, come vi ho riportato altre volte. Dedicherò soltanto mezzo vaso a questi peperoni, perché sono pochi onestamente da mettere in un vaso solo. Li metto a spaglio, poi li diraderò. L'altra metà la utilizzerò per mettere delle insalate che hanno meno richiesta di temperatura e sono sicuro che vengono fuori. Ok, bello di terra. Anche qui basta coprire il semino. Facciamo il solco di divisione, così so fin dove sono arrivato, e poi innaffiamo. Ecco il peperone, se si potesse tenere a bagno per qualche ora sarebbe meglio perché è molto duro come seme. Poi se qualcuno viene fuori lo spingiamo dentro. Per adesso posso seminare soltanto queste due colture dei semi Lidl, quindi ci aggiorniamo fra qualche giorno e vediamo poi i primi germogli e poi chiudo il video, vediamo un attimino la percentuale di germinazione. Oggi è il 12 di marzo e come possiamo vedere questi li avevo messi il 24 di febbraio, sono quei peperoni della Lidl, i semi della Lidl, e sono venuti fuori praticamente tutti, una germinazione elevatissima, molto, molto buona, molto bella. Il problema qual è? È che pochi giorni dopo che avevo seminato i peperoni fino a questa parte e le lattughe da questa parte qui, non avevo ancora messo la rete, sono arrivati i gatti, mi hanno mescolato tutta la rete e quindi mi ritrovo peperoni e lattuga mischiata da una parte e dall'altra. E quindi per quanto riguarda la lattuga ancora non vi posso dire niente, c'ho pochissimi germogli, ma per quanto riguarda i peperoni invece sono molto molto contento. Ci rivediamo fra qualche giorno e vediamo come vanno. Ed eccoci qui dopo aver trapiantato almeno questi cetrioli, che ne ho veramente, ne hanno buttati fuori di una marea, ne sono germinati tantissimi, non so cosa dovrò farne. Ho cetrioli per 4-5 anni, potessi conservarmi le piantine. Ecco, guardate che belle. Vedete, le ho trapiantate, le ho diradate. Queste sono quelle che ho diradato, mentre queste sono alcune di quelle che ho trapiantato. Sono tutte in buona salute. Qualcuno l'ho messo anche in vasi singoli. Quindi posso tirare adesso le somme, non dico tanto per i peperoni che ho sbagliato il periodo di semina, ma per quanto riguarda le carote, eccole qua, eccole lì, avevo fatto due vasi, e per quanto riguarda i cetrioli sono davvero contento, tant'è che l'anno prossimo li riprenderò sicuramente. Ci rivediamo a fine estate, nel momento in cui raccoglierò i frutti per tirare le somme anche su queste cultivar, vediamo la produzione come va. Bene, dai, ci vediamo la settimana prossima e spero che questo video vi sia stato utile per decidere magari di provare qualche seme di Lidl. Io non gli davo due soldi, invece su alcune cose c'è poca scelta, ma sono buoni semi. Buona giornata, giovedì prossimo.